Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Vagrant Story, continuiamo subito la nostra avventura dove mi sono teletrasportato in Via delle Eclissi, dato che adesso che abbiamo ripulito le zone precedenti e ottenuto tutti i vari sigilli, possiamo affrontare la nuova zona, ovvero le cave di calcare. Qui affronteremo subito un boss, quindi prepariamoci, anche se in realtà non è un boss eccezionale. Allora, qui innanzitutto c'è il filmato che adesso ci farà vedere ciò che succederà in futuro. Perfetto. Quindi continuiamo a scendere e qui dovremo affrontare il primo boss. Non ve l'ho fatto vedere, ma sono riuscito a craftare la spada bastarda, uno dei precursori delle armi finali. Eccola qua. Quindi ci stiamo iniziando a avvicinare verso la potenza fatta a spada. Eccoci qui. Elementale dell'acqua. Abbastanza semplice da sconfiggere, quindi non è neanche tutto sto gran boss. Allora, utilizziamo. Io su di me devo utilizzare la Spark. La Spark Fusion, eccola qui. Bene. Poi, successivamente, un Forza Down su di lui. Ecco qui. E nonostante tutto i danni me li ha fatti. Un forza up su di me e siamo pronti per disintegrarlo. Non ha tantissimi HP, quindi dovremmo riuscire a batterlo abbastanza facilmente, soprattutto dopo questi buff che mi sono dato. Ecco, adesso potete immaginare i danni che gli possiamo fare. All'incirca 500 HP forse. Infatti già battuto. Molto easy. Un boss molto facile questo. Mappa esplorata 56%. Classe Berserker. Aumentiamo il nostro rango. HP più 4. Va bene, non male. Qui ci prendiamo tutti gli oggetti. E adesso facciamo una bella cosa. Iniziamo ad utilizzare tutti quegli oggetti che non abbiamo utilizzato su di noi. Quindi, quelli per aumentare, esatto, aumentare l'intelligenza. Int più 4. Ottimo bonus. Più 4 è il massimo che si può ottenere dai potenziamenti. E più 3. Direi niente male. Vediamo se ne ho altri. Diminuisce l'agilità. Ok, cava di calcare. Quindi già siamo pronti per aprire le porte che ci saranno qui. Tra l'altro, il filmato che abbiamo visto prima, ci ha confermato il fatto di aver esplorato tutto. Tutto l'esplorabile, quindi va bene così. Non c'è altro che mi devo mettere per potenziare le mie statistiche. No, benissimo. Allora, a questo punto dobbiamo proseguire con il sigillo di Aster, che è il sigillo che abbiamo ottenuto poco fa. Qui possiamo salvare e nel frattempo possiamo salvare e nel frattempo fare
fare recuperare un pochino di MP, eccetera, eccetera. Per cui salviamo. Perfetto, via dei medagli. Adesso la prima cosa da fare è andare di qua. Perfetto, non faccio danni qui? Come mai? Pure la mia spada dovrebbe essere abbastanza forte. Vabbè. Fatemi perdere tempo, va bene. Cioè, nonostante forza down, non riesco a fare dei danni. Assurdo. Cioè, anche con l'equip down non riesco a fargli niente. Pazzesco. Eppure le mie statistiche con le armi sono messe bene. Andiamo, proviamo ad utilizzare la lancia, forse. Ecco, con la lancia è già. Già Silence già è più brutta. Questo l'abbiamo fatto fuori. Proseguiamo dritti di qua. Ok, il silenzio è stato tolto. Però devo assolutamente curarmi. Ecco, qui non mi faccio niente. Ora dovrei avere, se non sbaglio, un'altra di quei potenziamenti. Che dovrebbe essere il Soil Fusion, che contro di lui. Eccolo. Dovrebbe funzionare alla grande. Esatto. Eliminato. Ottimo. E qui adesso incominciamo ad ottenere cose interessanti. Collana con testa di leone, aroma, grimorio. Ok. Prendiamo tutto. E vediamo gli oggetti. Anello del titano. Questo Lionheart. Questo Lion Head è una collana con la testa di leone. Mi dà 0 su tutto, però mi aumenta la forza, quindi direi che ci sta. Ok, ho perso il bonus terra, ovviamente, ma questo non mi interessa. Allora, aspettiamo un attimo che, esatto, recuperiamo un po' di risorse.
Qui tra l'altro non capisco il perché non faccia danni a questo essere. Eppure la spada forse è perché è volante, non ricordo. C'era forse... c'è qualcosa che sto dimenticando. Allora, questo lo possiamo lasciare perdere, tanto si teletrasporta e basta. Ecco, adesso qui devo eliminare i due cavalieri. Qua però dovrei fare danni. Diciamo che già qualcosa la faccio. Loro sono tagliente fisico e malvagio. Allora, leviamo subito il veleno. Giustamente la spada ancora questa non ha molti PP, quindi giustamente levo qualcosa in meno. Però dovrei iniziare piano piano. Ecco, già il primo l'ho fatto fuori. Ecco, il petto. Purtroppo all'inizio è sempre così. Ecco, dispel per togliermi la forza su. D'altronde ci sta. Ma a me non interessa, ormai continuo così. Tanto i danni, ecco, li sto cominciando a fare. No, antidoto no. Curiamoci. Così abbassiamo un po' il risk. Andiamo avanti. Ecco, oh, questo assurdo, non gli faccio nulla. Assurdo. Vabbè, sì. Tanto non ti combatto, non mi interessa. Porco! Madonna mia, mi stava coppando. Ora quasi quasi faccio una bella cosa. In break arts, no break arts, in abilità di chain, al posto del poison metto... qual era quell'attacco che aumentava? Ecco, aggiunge il 10% dei danni inflitti ed aggiunge la medesima quantità ai PP. Così aumento facilmente i PP. Allora, qui adesso... devo prendere questo, se non sbaglio, e metterlo qui, giusto? Aspetta, no, forse ho sbagliato. No, aspetta un attimo, forse ho sbagliato. Allora, resettiamo un attimo. Io mi ricordo che qua dovevo salire praticamente in cima. Forse era questo che dovevo spostare qui. Ah, ecco. Esatto. Esatto. Mi ricordavo, oh, qui abbiamo utilizzato già uno dei sigilli. Qua possiamo tranquillamente bypassare il combattimento. Ecco. Mi
Vediamo se aumento un po' di forza, magari mi permette di fare danni, perché c'è strana questa cosa. Silence di nuovo. Sto cercando di aumentare i punti, i PP, proprio per questo motivo, per fare. Qua ho silence adesso, porca miseria. Sì, vabbè, però così è impossibile. È impossibile così. Cioè, ti mettono silence e non può essere. Cioè, non faccio danno e mi mettono pure silence. Allora, altra scena animata. Aia, qua la situazione si complica. Li hanno stanati. Allora, qui siamo in un altro save point, finalmente. Per cui facciamo abbassare il risk. Io qua non ho. Ok, vedete, adesso la heal già per esempio acquisisce punti. Man mano che prendo PP, cioè, divento sempre più forte. Quindi devo, tra virgolette, sfruttare questa cosa di prendere PP ovviamente con questi attacchi. Ok, mi sono curato, la forza si è diminuita. Qua ancora non possiamo aprire le porte, per cui anzi, un attimo, prima salvo. Ok, vi taglio le parti dove salvo ovviamente, così evitiamo. Allora, qui devo
Devo fare così se non erro, perché io adesso... Vabbè. Devo metterlo uno qua e quell'altro glielo devo mettere di sopra perché devo raggiungere quella zona. Esatto. No. Vabbè, allora dillo, sei stupido. Vabbè. Non ci credo. Cioè, veramente l'ha buttato sotto. Dai! Cioè, ma veramente? Proprio che pezzo di handicappato è? No, 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 non può essere. Me lo sta facendo apposta. Non ci credo che è veramente così stupido. Io non ci credo, non ci posso credere. Ma, cioè, prima ci sono riuscito. Vabbè. Oh, finalmente. Che palle. Oh, qui abbiamo utilizzato l'altro sigillo. E qui dovrebbe esserci l'elementale. Ah no. Oddio. Questo era il boss. Ma allora mi sa che dovevo andare dall'altro lato, perché il boss devo affrontarlo dopo. Sì, dovevo affrontarlo dopo. Ok, però i danni comunque li facciamo. Se non sbaglio, aspetta, lui forse dovevo fare solo attacchi singoli. Perché i colpi in combo, se non sbaglio, forse li parava tutti. Vediamo. Ah no. Ancora non c'è crepato.
Non osare crepare. Dai. Vabbè, dai, attacchiamo metodo classico. Ok, c'è crepato. Ci hai provato, eh? Infame. Mappa esplorata 60%. Buono. Agilità più 3. Non male. Cosa mi regali? Una bella schiavona. Buona, la schiavona è ottima perché mi serve per fare l'arma finale. Allora, torniamo però un attimo indietro perché, esatto, io devo andare prima di qua. Allora, innanzitutto mi curo. Qua, se non sbaglio, c'era un altro elementale. C'era un altro elementale, se non ricordo. Dell'arma al fuoco, alla terra. Ecco, rafforza l'affinità dell'arma alla terra. Allora, facciamo diminuire il risk. Perché gli elementali comunque sono abbastanza infami. Per cui... Vediamo se mi ricordo. Sì, infatti, mi ricordavo bene. Allora, utilizziamo questo. Soil Fusion. No, aspetta. Lui è terra. Quindi aspetta, ho sbagliato. Devo fare frost. Perché l'acqua, se non sbaglio, batteva la terra. Sì, infatti. Perdonate, piccolo lapsus. Nel senso che lui dovevo praticamente, siccome lui è terra, giustamente dovevo mettere l'affinità all'acqua. E invece ho fatto al contrario. Allora, tu sei singolo, quindi ti posso colpire a ripetizione. Senza problemi. Perfetto. Apriamo il baule. Dama bianca, Power Palm, Scudo Normanno, accresce il potere degli attacchi diretti. Intesa di potere oscuro di Talos. Poi Nostrum Chierico. Olè. Allora, un secondo, oggetti. Facciamo modifica. Incastona gemme nella mia arma. Qua addirittura nella spada bastarda ne posso mettere due. Togliamo l'El Riser e mettiamo Adulare di Talos, che accresce il potere degli attacchi diretti. Così siamo a posto. Allora, i PP sono molto alti, quindi va bene. E adesso possiamo proseguire dove appunto stavamo andando prima. Sperando ora di non cadere da nessuna parte. Ecco qua. Dobbiamo rifare la stessa cosa di prima. Se magari riusciamo a colpire, ecco. Benissimo.
Bene. Oddio. Ma non pensavo ci fosse un mostro dopo. Cioè, dopo aver sconfitto il boss. Ma dai, che palle! Dai, però, cioè, con solo il 20% di risk, veramente posso. Cioè, posso mancarlo. Ma che cazzo. Dov'era quella pozione? No. C'è più HP del boss? Fammi capire. C'è più HP del boss aveva. Facciamo diminuire il risk perché sono arrivato a 100. E vabbè, sono in silence ancora. Non posso curarmi. Beh, mi curo dopo, non è un problema. Allora, dai, facciamo scendere sto risk. Perché purtroppo una volta che lo porti a 100, cioè, o lo ammazzi subito, cioè nel senso che porti a 100 di risk e continui ad attaccare fino a che non ammazzi l'avversario. Perché una volta che ti becca, cioè se finisci la combo e rimani a 100 risk e non ti puoi curare, non puoi fare nulla, sei finito. Sei finito. Ok, qui possiamo salvare nuovamente. Però prima mi devo curare necessariamente. Allora, prima andiamo da questo lato. Ecco, qui c'è nuovamente un elementale d'acqua, ma noi già sappiamo come affrontare. Ecco qua. Cioè che prima questo addirittura era un boss, no? Ora invece addirittura ce lo ritroviamo ad affrontarlo come mostro normale. Cioè, per farvi capire la logica di questo gioco. Viso d'angelo, elefante, missaglia, cavigliera indossata da Mullenkamp, sacerdotessa suprema degli antichi Kiltia. Allora, organizzo oggetti. Qua adesso purtroppo. Ah, vabbè, questa qua la possiamo gettare. L'altra. Dov'è?
Ecco, anche questa la possiamo gettare. Questa la disassembliamo e ce le prendiamo così. Ottimo. Ok, a questo punto salvo. Ecco qua. Curiamoci. Ok, lui possiamo tranquillamente lasciarlo perdere. Lasciamoli perdere. Ah, questi blocchi fanno soltanto così? Ok, utilizziamo. Sei serio? Scusa, come? Ma non ci arrivo. Ma non ci arrivo. No, veramente mi sto sentendo. Oh, ci è arrivato. Ah, quindi ci arriva. Vabbè. Allora. Curiamoci. Visto che abbiamo perso parecchi HP cadendo come dei polli. Qui c'era il boss. Il drago. Allora, qui devo utilizzare forza su di me. A lui non funzionano né Tarnish né altro, quindi devo semplicemente buffare me. Affinità dell'arma al fuoco, sì. E qui dobbiamo stare attenti perché, ecco. Attacco speciale, quindi non potevo neanche bloccarlo. Già cominciamo bene a non colpirlo. Dannazione. Ecco. Qua dovrei approfittarne una volta che lo colpisco. E vabbè. Attacco speciale. Ma anche volendo non posso fare nulla, quindi. Oh, buono.
Sfruttiamoli critici. Sfruttiamoli. Sfruttiamoli che lo faccio fuori. Sì, fatto fuori. Bellissimo, che colpo di fortuna. Qua sono stato molto fortunato per i critici. Mappa esplorata 62. Classe sempre Berserker. Bonus forza? No, HP più 4, vabbè. Primorio, Panacea ed Elisir, quindi accresce gli HP. Abilità di difesa. Ormai abbiamo praticamente. Abbiamo praticamente preso quasi tutto. Ok, ci siamo. Allora, curiamoci. Mamma mia, che fortuna con i critici. Sono stato veramente, veramente fortunato. Ok, così abbassiamo il risk. Ma qua non credo ci sia qualcosa, no, infatti. Allora, proseguiamo. Allora, qui adesso devo risolvere questo enigma, giusto? Ok. Dovrebbe essere così. Ora qua dovrei fare così. No, ho sbagliato. Aspettate. No, ho sbagliato. Allora, entriamo e riusciamo. Allora, questo si doveva spingere qua. Perché così poi questo lo mettevo così. Poi questo devo fare così. Così questo lo posso spingere qua, giusto? No, ho fatto la cagata, mi sa. Ho fatto la cagata. Allora, un secondo che ragiono sul cosa fare e dopo ve lo spiego. Ok, ci siamo. Allora, uno. Così nel frattempo ve lo faccio vedere. 2. Poi così. Poi così. Poi così. Poi così. Poi così. 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 E così. E così. Che praticamente tutte queste basi vi servono solo per spostare questo cubo. Vedete? Perché questo cubo, praticamente, l'errore che non dovete fare è buttarlo qui sotto, perché poi non potrete più spingerlo, mentre invece dovete metterlo qui e sfruttarlo per saltare e raggiungere la porta. Avete visto? Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Nuova sequenza, se non sbaglio, filmata? Sì, esatto.
Quindi Sydney. Eccolo. La trama si infittisce. Qui ci stiamo avvicinando verso la fase finale del gioco, perché siamo qui adesso, se non sbaglio, nel tempio. Dovremmo spuntare al tempio. Siamo quasi verso la fine del gioco, ma ovviamente non finiremo subito il gioco. Prima dovrò potenziarmi, farmi tutte le armi potenti, cercare di fare tutto il possibile per arrivare preparato a dovere al combattimento finale. Questo invece è il Duca col figlio. Attenzione, Sydney sta rischiando grosso. Allora, qui adesso dovrei, se non sbaglio, arrivare qui. Oh, disattiva la trappola. Oh. Non credo forse di arrivarci qua con un salto, vero? Ah sì, ci arrivo, perfetto. Qui possiamo salvare e direi che per il momento possa essere tutto. Quindi, per il momento vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.